Oh no! Il continuo spazio-temporale si sta spezzando di nuovo! Ah! Oh mio Dio! Fa male! Ciao a tutti, questo è Lettere Gabù! E anche oggi il continuo spazio-temporale si è spezzato! Wow! Ve posso dire una cosa, ma perché non ve ne andate a fanculo? Ciao a tutti, lurid bestie sataniche, anche oggi ci vediamo qui in questo supatuba. Sono le 10 di notte, vengo da un workout in palestra alquanto sfinente e dopo aver mangiato quantità enormi di cibo come un animale zozzo, andiamo a vedere le votazioni. Innanzitutto, come potete vedere, lo youtuber che vince questo supatuba è Federic95ita. Vedo che subito sotto c'è una Kokeshi, ma soprattutto Maurizio Merluzzo che combattono. Di quelli sarei curioso di vederli, in particolare di Maurizio. Detto questo, Federic stravince come supereroe 83%, cioè 83%. Federic sarà supereroe, ma con quale potere? Beh, il 62% decide che è un uomo drago. Che richiami quindi Charizard o Dragonite? Non lo sappiamo, prenderemo immagini di riferimento come al solito e decideremo che forma far prendere a questa bestia di Satana, a questo Federic. Chissà, dovrò bippare forse la parola Satana in modo che non mi venga demonetizzato questo video. Spero che siate pronti per questa avventura. Non di nuovo. Madre mia. Aiutatemi. Sto anche registrando, signori. E ora la rapca, rapca, bebe schiena, wenna, wenna, rapca, rapca. Federic, se stai vedendo questo video, uno può scaricare il coso tuo così facile facile? Non va bene, oh, un sacco di soldi che te rubano. Un PNG ad alta qualità. Io lo prendo, non a scopo, non è che serva a me per farmi la maglietta di Federic. Però madonna, pure di altissima qualità. Chiunque te lo può inculare, cioè. Bentornati! Ciao bellissimi! Abbiamo portato avanti questo disegno durante la live di ieri, questa che vedete qui, infatti è una webcam che devo togliere dalle palle. Quello che potete vedere qui è l'esito di diverse prove per una posa dinamica e soddisfacente, direi. Vi posso mostrare questo esempio. È stata la prima bozza di una prova riuscita male, in cui non ero soddisfatto del livello di tensione o, come dire, lo slancio che volevo avesse quella posa. Poi ho provato a rifarlo ottenendo qualcosa così, che è stato quasi peggio in realtà, perché se andiamo a spegnere il viso vedete che ci sono diversi errori anatomici. Non che esista un libro sull'anatomia dei draghi sicuramente, ma essendo umanoide, vabbè, sia dal punto di vista grafico che del design, questo disegno è l'esito di un confronto costante con voi della chat su durante la live, no? Mi son fidato ciecamente di voi, quindi se esce fuori che Federic non è poi così tanto amante di Charizard, se è vero o no che il suo Pokémon preferito è Charizard, beh, siamo fregati. Perché
come potete vedere, alla fine non è altro che un misto tra un essere umano e un Charizard X Shiny. Poi lo vedremo sul colore. Ma avanti con l'inghiostro! Kisuke? Non ti rispondo, sto guardando la live per sentire Jojo. Ah, bastardo. Però può sentire me con... per forza, perché tanto mi senti per forza. Adesso parlo sopra Jojo. Porca zozza, Jojo. Me lo ficco da Jojo. È il corsaro vegano, il miglior amico mio. Amico mio, amico mio. Ti immagini Kisuke stare con le cuffie facendo così in silenzio facendo Kisuke cerca di ascoltare la canzone che non può perché c'è un peo fortissimo che gli piace urlare come uno scemo e la canzone di Jojo te la scordi, non ci pensare nemmeno. Se peo ha detto no, allora no sarà. La cosa divertente è che tu hai detto sta facendo. Io mi stavo. È laggato. Quando stava facendo. Quando stava. Ciao di nuovo. In realtà qui l'inchiostro, come potete vedere, non è che abbia cambiato molto le carte in tavola, se non l'aggiunta del suo logo, che tra l'altro Federic. Questo logo qui si scarica ad alta risoluzione scrivendo Federic 95 Ita su Google logo, ok? Vabbè, comunque sia, io ho preso questo logo da Google, l'ho applicato sul petto proprio perché ci sono stati messaggi sulla chat del tipo: Peo, fermati, non vedi che non sta somigliando per niente a Federic? Allora, carissimo, tu che dici questo, perché non ti disiscrivi? Stiamo facendo un uomo drago, ok? Un uomo drago che per mio personale volere e scelta di design non avrà il naso, avrà le corna, avrà le gambe tozze alla Charizard, avrà una coda infiammata, delle ali. È ovvio che non potrà somigliare per filo e per segno ad un essere umano, giusto? Quindi per ritrovare l'equilibrio tra il deve comunque sia essere chiaro che questo è Federic trasformato e voglio comunque sia un drago fighissimo, dovrò aggiungere degli elementi che pum, facciano incastrare il tutto, come la maglietta con il logo, la cinta con la fibbia di Pokémon, il bilancino che ho scoperto essere, beh, minchia Fede, ho appena scoperto una cosa epocale. A quanto pare c'è uno youtuber che usa il bilancino per capire se un pacchetto ha una carta rara. Magari lo fanno tutti. Che ne sa uno come me che non capisce un ceppo? Avrò sicuramente messo lo spezzone riguardante il commento che ho lasciato sotto il video di Federic, perché in tantissimi dentro la chat mi dicevano: devi mettere il Cristo di bilancino a Federic, il bilancino! E a quanto pare è un qualcosa di importante. I capelli sono i suoi e c'è un mezzo peperoncino perché non è ancora chiaro se è uno Spicy Boy oppure no. Quindi mezzo peperoncino, ok? Tagliamo la testa al toro. Ma adesso andiamo avanti con il colore. Ah, sa fa fu-
Ciao! Ciao, bentornati in questo studio. Questo è il vostro caro Electric Boom, che ha appena finito un disegno. Sono stanchissimo. Allora, carissimi, come possiamo qui vedere, abbiamo un esemplare di Federico Modrago completato con i colori super potenti e fedeli, soprattutto il Charizard X, ma che richiamano un Charizard Shiny, proprio perché ho visto sul suo Instagram che era fiero. Il nostro caro Federico era fiero di avere un Charizard Shiny. E quindi ho scelto questa come palette di colori da seguire. Le fiamme azzurre richiamano molto più Charizard X. E secondo me potrebbe facilmente essere uno dei super tuber più carini, più belli, più fighetti fatti fino adesso. Ma ditemi voi nei vostri commenti qui sotto. No, però in realtà il mio preferito è quello di Vegas, anche se non l'hai mai fatto. A parte scherzi, la vostra opinione è utile ed è anche interessante, quindi ditemi perché no. Ah, un'altra cosa, ne approfitto perché non si vota sotto questo video. È inutile che qui sotto mi dite fai Tizio Caio Sempronio. Non si vota qui sotto, si vota nella community, in un post apposito. Se non ci arrivi, disiscriviti! Ma tu, che invece sei rimasto qui, adesso tu con me metterai Federic nello sfondo dei Supatuba. Oh fuck! Bene, signori, per concludere questo video, come potete vedere qui abbiamo il mitico sfondo con da una parte tutti i super cattivi, da una parte tutti i super buonissimi. Non so se si può dire i super buonissimi. Oddio, ci sono tanti errori di proporzioni, di dimensioni da questo lato, perché sì, perché lo dico io. Prima o poi dobbiamo aggiustare un po' tutta la faccenda qui. Quindi dal lato dei supereroi ci va il nostro caro Federic. E dove lo ficchiamo? Secondo me qui sopra, bello imponente, ci sta. Wow! Comunque sì, come avevo detto, il supertuber sta lì lì per finire. Avevo detto ancora un paio, ma poi nelle scorse votazioni ho visto dei suggerimenti interessanti per determinati youtuber. Quindi mi sono detto, aspetterò ancora un po', perché ci sono dei youtuber che io stesso apprezzo e guardo, che vorrei vedere nelle vesti di un supereroe o un super cattivo. Quindi attenderò la loro uscita, senza influenzarvi, ecco. Ma questo è quanto. Andate a accendere la campanella. Accendere la campanella. Allora, signori, questa è una regola semplice. Se vuoi stare su questo canale, tu la campanella la accendi. Hai capito? Hai capito, cazzo? Questo era Electric. O come mi chiama mia mamma? 怖い、こんにちは、ありがとう、こんにちは、怖い、こんにちは、お兄ちゃん、こんにちは、怖い。